terreno della parte bruciata e basta, certo. Quindi bisogna sempre muoversi con i moduli, andare in giro e controllare. Grazie e buona giornata a tutti. Rocco Mastroianni, dirigente del comando dei Vigili del Fuoco di Roma, fa il punto della situazione con i suoi uomini sul campo dopo il rogo di Capena, che ha visto impegnati per 24 ore gli uomini per spegnere le fiamme che avevano costretto decine di residenti a fuggire dalle loro case. Come sta la situazione a Capena? Sotto controllo, stanno facendo delle opere di completamento delle opere di bonifica e per cui adesso al momento la situazione è tranquilla, vigilanza e bonifica. Sulla Tiberina diciamo che è quasi concluso, l'ultima è bonifiche. Quanti uomini sono usciti da questa mattina? Gli uomini stanno tutti fuori, uomini e mezzi stanno tutti fuori, quindi 33 partenze. Il fronte del fuoco da giorni in tutta la regione ha divorato ettari e ettari di patrimonio boschivo. Anche quest'estate si farà ricordare come una stagione nera per gli incendi. Una stagione così se la ricordava? Diciamo che nell'arco della carriera ne abbiamo viste, diciamo, però siamo quasi ai livelli di quella del 2017, che è stata pesante. E la distruzione della riserva di Tivoli rappresenta uno dei momenti più impegnativi per i Vigili del Fuoco dopo 3 giorni e 3 notti di fuochi. È stata molto dura, si è trattato di un intervento molto complesso. Abbiamo partecipato ieri nella giornata di Ferragosto fortunatamente alle operazioni, diciamo, di minuto spegnimento e di bonifica di un intervento e di un incendio che è stato veramente distruttivo per il patrimonio boschivo nell'intorno di Tivoli.